Questa è la storia di una rivincita mancata. Questa è la storia, anzi la dimostrazione, di come l'Inter e la sofferenza formino un binomio tanto potente quanto vincente. Questa è la storia di Bayern Monaco-Inter, ottavi di finale della Champions League 2010-2011. Pensa a Bayern-Inter, vengono in mente immagini speciali a tutti i tifosi dell'Inter. La cavalcata di Berti e la doppietta di Milito sono semplicemente indimenticabili. E proprio la doppietta del Principe al Bernabeu è il ricordo più fresco, quando dall'urna esce il Bayern di Van Gaal. Agli ottavi di quella Champions League si gioca la rivincita dell'anno prima. A spiegarlo con le parole, veramente siamo felicissimi perché credo che meritiamo questa grande traguardo. In più, nell'ultimo Bayern-Inter, quello giocato a Madrid, il capitano era arrivato a 700 partite giocate. Credo che in una grandissima serata, in un stadio strapieno, con tanti tifosi interisti, con la mia famiglia che urlava dagli spalti, io credo che meglio di così non potevo festeggiare 700 partite. Meno di un anno dopo, allora, le squadre si ritrovano e nella gara d'andata degli ottavi di quella Champions League la partita prende un sapore amarissimo, proprio nel finale. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando. Vai su sky.it o chiama l'199 100 200. Prova Interchannel e poi scegli.